hanno varcato le Alpi in uno dei momenti più critici della storia italiana e sono stati protagonisti della fine del mondo antico. Hanno dominato l'Italia per oltre due secoli, lasciando tracce profonde e durature. Feroci invasori, stirpe nefandissima, barbari distruttori della civiltà classica. Per secoli la loro memoria è stata segnata da giudizi severissimi. Oggi molte loro testimonianze sono patrimonio dell'umanità e gli studiosi hanno finalmente riconosciuto il ruolo determinante che hanno avuto nel passaggio fra la classicità e il Medioevo. Sono i Longobardi, un popolo che ha cambiato la storia. I Longobardi, abbandonata la Pannonia con le mogli e i figli e ogni masserizia, avanzano in fretta verso l'Italia per stabilirvisi. Avevano abitato la Pannonia 42 anni. Ne uscirono in aprile, il giorno dopo quello santo di Pasqua, quando già erano trascorsi 568 anni dall'incarnazione del Signore. I Longobardi guidati da Re Alboino. Un intero popolo in marcia che valica le Alpi ed entra in Friuli. Un esercito di guerrieri con al seguito donne e bambini. Alcuni di loro si stabiliranno subito nella piccola città romana fortificata di Forum Iulii, oggi Cividale. Altri proseguiranno la marcia alla conquista della pianura padana. Non sono sconosciuti. Sono una popolazione barbara nota da tempo al mondo romano, vissuta ai margini dell'impero. Hanno combattuto come federati dei romani e hanno avuto un ruolo durante la guerra greco-gotica. Non sappiamo bene cosa li abbia spinti ad entrare in Italia, ma sarà all'Italia che legheranno per sempre il loro destino. Indubbiamente il gruppo dei Longobardi che entra in Italia nel 568, approfittando della situazione di instabilità ereditata dalla guerra gotica, alla testa degli individui eminenti che avevano chiaramente alle loro spalle dei gruppi familiari che costituivano probabilmente il nervo dei lignaggi che custodivano al proprio interno la memoria storica più antica. I Longobardi penetrano in Italia senza incontrare molta resistenza. La lunga guerra con cui l'impero romano d'Oriente ha riconquistato la penisola, strappandola ai Goti, si è conclusa da poco. L'esercito bizantino ha prevalso, ma la riconquista si rivela effimera. L'Italia è devastata dalla guerra e Bisanzio non è più in grado di assicurare un vero controllo del territorio. La guerra fu un progetto ambizioso, ma alla fine molto velleitario, perché fondamentalmente l'impero sottovalutò la forza di resistenza dei Goti e finì sicuramente in via ufficiale nel 553 con la sconfitta dell'ultimo re goto, ma questo non significò che i Goti erano stati definitivamente piegati, perché c'erano sacche di resistenza in varie zone d'Italia, in Campania, in Toscana e nella parte occidentale della pianura padana, e varie aree della pianura padana erano fuori controllo. I Longobardi approfittano di questa situazione che alla fine degli anni 60 del VI secolo era ancora, diciamo, di crisi a nord del Po per occupare rapidamente l'Italia settentrionale. Molte città, da Cividale fino a Milano, vengono conquistate quasi senza colpo ferire. E poi invece Pavia resiste per 3 anni, secondo le fonti, e a quel punto tra Longobardi e Bizantini si innesca tutta una serie di fasi di progressive conquiste, progressive espansioni, che alla fine dell'VIII secolo porteranno i Longobardi a occupare i 2/3 dell'Italia. La conquista longobarda segna il crepuscolo del mondo classico.
L'assetto sociale e politico che l'Italia aveva conosciuto durante i secoli dell'Impero Romano e poi ancora sotto il regno ostrogoto di Teodorico è destinato a scomparire. Nei territori occupati dai Longobardi si assiste alla nascita di una nuova società. Indubbiamente la dominazione longobarda ha segnato una discontinuità nella storia d'Italia rispetto all'età antica. Questo è dovuto al fatto, non tanto alla violenza della conquista, che effettivamente c'è stata, ma non è stata determinante, ma il fatto che l'Italia usciva dalla guerra gotica, che era stata disastrosa, 20 anni di guerra combattuta in Italia, sul suolo italiano, e di conseguenza aveva un'economia molto disastrata. Quindi i Longobardi non riescono, diciamo, a mandare avanti lo Stato romano. E quindi quello che è finito, soprattutto, è il sistema di tassazione, che era vitale per mantenere in piedi uno Stato sofisticato come quello romano. Finito quello, la ricchezza diventa la terra. Quindi nasce una società più semplice, una società appunto in cui quello che conta è il ruolo degli uomini liberi, armati, stanziati anche in città naturalmente. I Longobardi si stanziano in città come nelle campagne, no? Non c'è un insediamento separato. Ma chi erano davvero i Longobardi? E qual è stato il loro ruolo nella storia italiana? La grande mostra voluta dal Comune di Pavia, I Longobardi, un popolo che cambia la storia, ha provato a suggerire alcune risposte a questi affascinanti interrogativi che ancora oggi animano il dibattito fra gli storici. Importanti reperti provenienti da tanti musei diversi hanno dato vita a una grande mostra itinerante. L'esposizione ha esordito nel Castello Visconteo di Pavia, antica capitale del Regno Longobardo, per poi spostarsi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli ed approdare infine a San Pietroburgo, nella prestigiosa sede dell'Ermitage. La mostra presenta in molti nuovi elementi dati da recenti scoperte che ci permettono di tornare a riflettere su questioni molto controverse e dibattute come le origini di questo popolo, le modalità di spostamento, la composizione di queste comunità e anche l'interazione e l'integrazione con comunità locali che trovarono lungo il loro cammino e anche in Italia. Novità all'interno di questa mostra, diciamo, sono molteplici. Lo studio degli inumati attraverso tutta una serie di analisi, che sono analisi di antropologia fisica, DNA, C14, isotopi e così via. Sono tutte analisi che ci consentono e che ci consentiranno, soprattutto col proseguimento delle ricerche, di avere un quadro più dettagliato della mobilità dei Longobardi, delle caratteristiche dell'alimentazione, quindi di tutta una serie di aspetti che prima sfuggivano alla ricerca archeologica. Molto di quello che sappiamo oggi sui Longobardi deriva dalle scoperte dell'archeologia. La mostra illustra, attraverso i materiali di scavo emersi dalle nuove necropoli, le prime fasi di stanziamento in Italia e le peculiarità culturali di questo popolo. Un popolo di guerrieri che non si separava mai dalle proprie armi, neanche dopo la morte. Spade, scramasax, cinture, scudi, selle riccamente decorate accompagnavano i defunti eminenti e ne segnalavano lo status. Rispetto ai corredi che in genere si rinvengono nelle necropoli, sono stati scelti quelli che sono molto diffusi nel Barbaricum e che non trovano riscontri invece nel Mediterraneo. Sono stati valorizzati anche gli aspetti stilistici e decorativi, quindi l'intreccio animalistico, astratto e scomposto che è trasversale sia a complementi dell'armamento maschile come a monili femminili. E ci sono poi alcuni oggetti tipici della tradizione dell'Europa centrale come i corni potori in vetro. Sono degli oggetti spettacolari che trovano una diffusione molto ampia nell'Europa centro-settentrionale, che rimandano al simposio, al banchetto, come occasione conviviale molto importante nella quale i clan stringevano delle alleanze e durante i quali si tramandavano gesta e ricordi, narrazioni intorno alle quali si aggrega il gruppo e si identifica.
e sono quindi oggetti interessanti per il loro significato, ma anche per come venivano realizzati. Anche il vetro è stato analizzato e ha rivelato delle consuetudini artigianali specifiche nell'impiego di materiali che non trovano invece utilizzo nella realizzazione del vetro, per esempio dei mosaici paleocristiani o comunque dei manufatti vitrei del Mediterraneo. Credenze, miti, riti molto particolari, come il seppellimento del cavallo, qualche volta accompagnato anche dal cane. Il seppellimento del cavallo è una pratica nota già dalle regioni della Moravia, della Bassa Austria e dell'Ungheria, non è una novità italiana. In qualche caso il cavallo si ritrova nella stessa fossa del guerriero, a caratterizzarne la qualifica di cavaliere. Spesso invece il cavallo è separato, è isolato, non ha la testa, come se questa avesse avuto un'esposizione rituale. Negli ultimi decenni si è molto discusso sulle origini e la natura etnica di questo popolo. Di Longobardi parla già lo storico Cornelio Tacito nel primo secolo d.C. e nell'Historia Augusta sono ricordati fra i popoli che Marco Aurelio dovette combattere nel 166. Dobbiamo allora pensare che fossero una compagine etnica ben definita, portatrice di una propria memoria storica e di un'identità forte capace di resistere al corso dei secoli? Oppure si trattava di un gruppo aperto, soggetto durante le sue migrazioni a quella che gli studiosi chiamano etnogenesi, cioè un processo di cambiamento continuo della composizione interna e della struttura etnica? E allora, in che misura gli oggetti che compongono i corredi funerari possono essere rivelatori dell'identità etnica longobarda? Domande complesse, sulle quali gli storici e gli archeologi continuano a dividersi. Per moltissimo tempo gli archeologi, non solo in Italia, in tutta Europa, quando scavavano una tomba dell'epoca delle invasioni barbariche e trovavano sepolto uno con delle armi, un guerriero quindi, oppure una donna con gioielli di fattura chiaramente barbarica, dicevano: eccolo lì, il Longobardo, il Franco, il Goto. Sono andati avanti così in tutta Europa per molto tempo. Poi, specialmente in Francia, qualcuno ha cominciato a chiedersi: ma siamo proprio sicuri? Non è che una donna romana magari si comprava gli orecchini fatti dai franchi? Non è che anche i romani a quei tempi duri andavano in giro armati? Ormai in quasi tutta Europa ormai la versione è quella. Non è che perché trovi le armi o i gioielli puoi dire è un barbaro. Gli archeologi italiani mi sembra siano un po' più cauti su questo, ed ecco perché proprio nel caso delle tombe, fra virgolette, longobarde oggi si discute molto. Sul tema dell'identità, dell'etnicità dei Longobardi, gli storici sono divisi, e sono divisi da tempo. Oggi siamo in una fase in cui forse si sottolinea di più l'aspetto della fusione coi popoli. In realtà i Longobardi arrivano in Italia in un momento in cui c'è una forte conflittualità, e la conflittualità alimenta questa identità che si protrae più a lungo nella religione, nei riti funerari, nella stessa organizzazione della società rispetto ad altre nazioni romano-barbariche dell'Europa. La storia non è fatta di razze, è fatta di culture. Poi le culture sono l'espressione di popoli diversi, ma questi popoli non sono immobili, si incontrano, si ibridano insieme e producono una società diversa. Quello che ci interessa è questo. Quello che non si capisce è che questa parola Longobardi dura nel tempo, no? Anche oltre il 774, ma indica delle cose diverse nel corso del tempo. Perché i nomi dei popoli rimangono molto spesso gli stessi, ma la realtà che c'è sotto è diversa. Cosa ci importa quale fosse il dosaggio etnico dei Longobardi di Alboino? Ci interessa che questa gente si è fusa con il resto della popolazione e ha formato una società che è durata almeno 200 anni della nostra storia. Naturalmente ci sono tradizioni barbariche che non sono romane, non sono mediterranee. Certamente sì, questo non va negato. Lo stanziamento in Italia porterà i Longobardi a una trasformazione profonda. Nel corso del VII secolo si registra un cambiamento nei manufatti e negli ornamenti dei corredi funerari. Oggetti, simboli e gesti che mutano e attestano un progressivo allontanamento della cultura longobarda dai modelli più remoti.
gioielli inizialmente tipici, peculiari della cultura materiale longobarda vengono sostituiti con gioielli di matrice mediterranea a testimoniare il cambiamento del gusto e della moda e un avvicinamento alla popolazione locale. Sicuramente gli orecchini a cestello, come anche gli anelli nuziali, non sono oggetti tipici della cultura barbarica e ci testimoniano evidentemente un'integrazione sempre più forte con la componente locale. Le sepolture hanno restituito anche molte croci auree. Sono oggetti di difficile interpretazione che fanno immaginare un lungo e tortuoso avvicinamento dei Longobardi al cattolicesimo. Un percorso che presenta ancora aspetti enigmatici. In Italia abbiamo ritrovato circa 360 croci in lamina d'oro che avevano dei forellini agli angoli, verosimilmente per essere cucite al velo che copriva il volto e il busto del defunto, croci che fin dalla prima generazione compaiono in numerose sepolture, anche in aree marginali, e che invece non sono assolutamente attestate nella Pannonia, quindi nella sede immediatamente precedente all'arrivo in Italia. Si tratta quindi di una novità che compare improvvisamente, che ha delle caratteristiche molto omogenee dal Friuli fino a Benevento e sulle quali ci si sta interrogando molto. All'interno dei Longobardi che arrivano in Italia e per un po' di tempo convivono diverse situazioni. Diciamo, i cattolici, gli ariani, i pagani sono praticamente inesistenti e scompaiono rapidamente. La conversione, che avviene sicuramente nel VII secolo, perché nell'VIII lo vediamo dalle carte che sono cattolici, non riusciamo a seguirla bene, come per esempio la seguiamo in Francia. In Francia Clodoveo si converte, battesimo, costringe tutti a convertirsi e sono tutti cattolici, ufficialmente. In Italia questo non accade perché i re non hanno questa presa così forte sul regno, perché non sono ereditari, cambiano continuamente, quindi sono scelte individuali di un regnante che non incidono direttamente, non del tutto. Quindi il processo è un processo spontaneo e quindi lento, di cui noi vediamo la fine. Papa Gregorio Magno definisce i Longobardi nefandissima gens, ma poi negozierà la pace con loro, come dichiara lui stesso nella lettera che scrive al re Agilulfo. Avete ordinato la pace che sarà di giovamento a entrambe le parti. Amando la pace, avete mostrato di amare Dio, che ne è l'autore. Ma affinché possiamo stabilire che a noi giova questa medesima pace, vi chiediamo che ogni volta che ne sarà data l'opportunità, ordiniate ai vostri duchi stabiliti nelle diverse località e soprattutto da queste parti, che custodiscano con sincerità questa pace e non cerchino occasioni dalle quali nasca qualche contesa o qualche risentimento. Dopo la conversione al cattolicesimo, i Longobardi diventano i principali mediatori dell'eredità romana in epoca alto medievale. Privi di una loro tradizione architettonica, utilizzano in maniera ideologica e consapevole gli elementi architettonici recuperati dagli edifici romani e li reimpiegano per dare vita a edifici di culto che evocano i fasti del passato. Uno degli esempi più significativi è quasi stupefacenti, tanto da aver indotto in passato gli studiosi a considerarlo come un edificio veramente antico, è il tempietto alle fonti del Clitunno, vicino Spoleto, che appare effettivamente come un tempietto antico su un alto podio con una serie di colonne anche molto decorate. Un edificio nel quale la sintassi antica e non soltanto il lessico sono perfettamente recuperate. Il tempietto del Clitunno è una delle architetture sacre più eccentriche e suggestive dell'Italia centrale. Per secoli la sua struttura ha ingannato celebri artisti ed architetti che hanno studiato le sue forme e le sue proporzioni, ritraendolo come un sublime esempio di antico tempio romano. Solo di recente gli studiosi lo hanno qualificato come una struttura di età alto medievale, commissionata da un'elite longobarda del Ducato di Spoleto. La stessa cosa potremmo dirla per la chiesa di San Salvatore a Spoleto, in cui potremmo individuare un nucleo più antico che però in epoca longobarda è stato rivitalizzato, ma mantenendo questa adesione al lessico, alla sintassi,
all'idea antica dell'architettura, e infatti gli spolia all'interno sono molto numerosi e sono soprattutto queste grandi colonne scanalate, riassemblate in una chiesa cristiana, ma dal forte sapore antico o tardo antico, tant'è che anche questa in passato è stata considerata una chiesa tardo antica. Dopo aver occupato l'area del Friuli Venezia Giulia, i Longobardi estendono progressivamente il proprio dominio su gran parte del territorio nazionale, dando vita a un regno indipendente organizzato in ducati. Conquistano tutto il nord della penisola, sino alla Toscana, un insieme di territori che prende il nome di Langobardia Maior, mentre a sud danno vita ai ducati di Spoleto e di Benevento, che vanno a costituire la Langobardia Minor. Non riusciranno mai a completare la conquista dell'Italia, inaugurando di fatto quella frattura fra l'Italia centro-settentrionale e quella meridionale, destinata a durare fino al Risorgimento. Scelgono Pavia come capitale del regno e insediano la monarchia nel palazzo che fu di Teodorico. Quel palazzo che era stato conquistato da Alboino con l'assedio della città e di cui oggi, purtroppo, non resta più nulla. Pavia capitale del regno longobardo, di tutto il regno longobardo, la Langobardia Maior e Minor, a volte contestata, ma certamente capitale per un lungo arco di tempo, non dal primo momento, ma certamente fino alla fine. Pavia crebbe durante il regno longobardo perché dopo l'insediamento negli anni 30 del VII secolo della corte incominciarono ad aversi fondazioni di chiese, di monasteri. Probabilmente il palazzo venne anche ingrandito e abbellito, aveva un grande parco detto Viridarium, vi fu l'attività dei re anche per la riparazione delle mura, la costruzione di una nuova porta, detta Porta Palacense, fondazioni appunto di chiese e monasteri che non facevano altro che legare sempre di più la corte alla città. Verso la metà del VII secolo, in particolare nel 643, a Pavia il re Rotari emanò il celebre editto che metteva per la prima volta in forma scritta le antiche tradizioni giuridiche longobarde, fino a quel momento trasmesse in forma orale. Qualche storico ha supposto che questa promulgazione, che sostanzialmente sottolinea l'identità longobarda, sia come avvenuta poco prima dell'invasione da parte dei Longobardi della Liguria, al fino allora bizantina, quindi per dare un senso di identità politica nazionale in una fase che era di conquista. È interessante la distinzione che si fa nel caso di stupro di una serva di un romano rispetto alla serva di un longobardo. La pena per chi stuprava una serva di un romano era di 12 solidi, per la serva del longobardo era 20. Sono sicuramente leggi che riprendono consuetudini antiche, tuttavia se lo si legge bene l'editto si vede che la cornice di questo testo, che si chiama editto tra l'altro alla romana, la cornice è romana, cioè le motivazioni sono quelle di un sovrano che vuole proteggere i deboli nei confronti delle prepotenze dei potenti, vuole difendere la patria. Quindi è un prodotto misto, diciamo, di questa cultura barbarica e della realtà romana che già stava interagendo con essa. È probabile che l'editto fosse rivolto solo ai Longobardi in una prima fase, ma successivamente, e in particolare poi anche con le prosecuzioni da parte dei sovrani successivi, sicuramente sarà esteso a tutta la popolazione libera. Successivamente anche Liutprando, il più grande fra i re longobardi, che ha regnato per ben 35 anni, incrementò il corpus delle leggi, introducendo una legislazione ispirata ai principi cristiani. Paolo Diacono, lo storico dei Longobardi, ce lo descrive come Piissimus Rex. Liutprando darà al regno un periodo di grande
floridezza che è chiamata giustamente Rinascenza Liutprandea. Negli anni venti dell'VIII secolo, Liutprando fa arrivare da Cagliari le spoglie di Sant'Agostino di Ippona. Le ragioni per il recupero di queste spoglie sono duplici. Da una parte il sottrarre da questa prigionia sotto i saraceni il corpo del santo e dall'altra naturalmente dotare la città di una reliquia importantissima come quella di uno dei padri della Chiesa. Per queste reliquie, Liutprando sceglie la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, a nord della città. Ai piedi dell'arca fa anche eseguire una cassetta d'argento per conservare le spoglie del santo. Accanto all'arca, invece, la sepoltura di Liutprando stesso. Una lastra nasconde quelli che, secondo la tradizione, sono i resti mai esplorati di questo grande re. A succedergli sarà re Ratchis, duca del Friuli, discendente di quelle nobili famiglie che per prime si erano stanziate in Italia nell'ormai lontano 568, quando Gisulfo aveva ottenuto da Alboino il permesso di potersi fermare con i migliori clan familiari. Questo aveva fatto di Cividale un luogo da sempre molto speciale. Ratchis farà realizzare un famosissimo altare che prende il suo nome, annoverato fra le opere più importanti della scultura di età longobarda. Questa scultura, che pure ha degli aspetti apparentemente di scarsa qualità, in realtà è un'opera di un'alta committenza e considerata di un'alta qualità, che si esplica non solo nella qualità della scultura, ma anche nel complemento pittorico che recentemente ha potuto essere ricostruito su via ipotetica ma su solide basi, con quindi l'uso di colori, di lamine metalliche, frammenti vitrei, che lo rendevano un manufatto sfavillante. Su un registro stilistico completamente diverso si pone l'altro grande capolavoro dell'arte cividalese, il celebre tempietto longobardo. Il tempietto rappresenta la migliore testimonianza di cosa voglia dire una cappella di corte, una cappella di alto rango. Conserva, pur con diverse lacune, una straordinaria decorazione nella quale confluiscono scultura, rilievo in stucco, rilievi in marmo, mosaici, pitture, elementi vitrei applicati alla scultura in stucco, pavimenti in marmi decorati. Si è parlato di pittori di provenienza greca, si è parlato di stuccatori di provenienza islamica, omayyade in particolare. Ora non sappiamo bene quanto questo si possa misurare su base documentaria, ma certo dà il senso di un'architettura di alto rango. Due tesori dell'arte che rappresentano le due anime della cultura longobarda, quella più legata al mondo bizantino e quella meno romana di tradizione. Entrambi, tuttavia, attestano che il passaggio al cattolicesimo è ormai pienamente compiuto e consapevole. Il cattolicesimo diventa un elemento fondante della società. La quantità di chiese, monasteri, anche molto piccoli, che sono fondate è impressionante. L'aristocrazia longobarda cattolica e i re sono grandi costruttori di chiese e monasteri, che sono il modo tangibile, diciamo, di manifestare la loro devozione, no? E in particolare i monasteri sono per le famiglie aristocratiche e anche per i re un modo per diciamo, coagulare intorno a un'istituzione religiosa anche le fortune della famiglia. In questo senso il più famoso di tutti i monasteri è sicuramente San Salvatore di Brescia. Eh,
San Salvatore di Brescia è un monastero fondato, secondo le fonti, nel 753, fondato da Desiderio quando era ancora duca di Brescia e dalla moglie Ansa. Il monastero cambia nel 758 la sua funzione quando i due diventano la coppia reale. E cambia perché ne fanno sostanzialmente lo scrigno economico della famiglia. Istituiscono come badessa la propria figlia, Anselperga, staccano il monastero dai rapporti con il vescovo e lo fanno rientrare in un controllo direttamente dal Papa e soprattutto trasmettono al monastero moltissime proprietà che sono proprietà in parte private, ma la maggior parte pubbliche, del fisco regio. Nella mostra sui Longobardi una sezione non molto grande ma significativa è dedicata alle sculture. Queste sculture rappresentano la massima qualità che ci sia pervenuta della scultura di quest'epoca. Da Brescia la grande lastra triangolare, elemento di un ambone con il pavone, figura sontuosa di pavone riccamente ornata sul fondo da tralci vegetali, che faceva pendant con un'altra lastra simile che è conservata in modo molto frammentario. Ecco, questi rappresentano tra gli episodi di più alta qualità di tutta la scultura longobarda. I corredi funebri sono scomparsi da molto tempo. Le sepolture in campo aperto sostituite da quelle in prossimità delle chiese. Gli aristocratici tramandano ormai le loro memorie attraverso le epigrafi, riprendendo così, con il tramite della mediazione ecclesiastica, una tradizione ancora una volta tutta romana. Possiamo ad esempio ricordare l'epigrafe di una regina, la regina Ragintruda, della quale non sappiamo nulla, se non quello che ci dice questa epigrafe. Questa epigrafe viene dall'area di Santa Maria delle Pertiche, che era un luogo di sepoltura importante, potremmo dire un cimitero della nazione longobarda, e questa regina, che deve essere morta forse a 15 anni, il testo ci dice che era stata da poco nominata regina, cioè da poco si era sposata con un re, ma non sappiamo quale re, subito dopo essere assunta al soglio regale era morta. E quindi la memoria viene affidata a questa epigrafe, e questa epigrafe ci dice quanto era brava, quanto volentieri e spesso deponesse gli abiti regali per servire, diremmo oggi, alla mensa dei poveri. A Pavia, Desiderio e Ansa si fanno promotori di un altro monastero dedicato al Salvatore. Nei documenti viene indicato come Monasterium Nostrum, cioè monastero edificato dal re. Oggi porta il nome di San Felice e si presenta inglobato in un edificio universitario. Appena a ovest della facciata sono state ritrovate diverse sepolture. Non tutte scavate, ma la maggior parte. Alcune di queste hanno restituito un ricchissimo corredo dipinto all'interno. Una di queste, in particolare, particolarmente sontuosa, ha restituito anche il nome della badessa per cui questa tomba era stata fatta. La badessa Ariperga è una tomba con una pittura molto ricca che rappresenta i quattro libri dei Vangeli, due preghiere, diciamo, per la salvezza dell'anima, e anche altre raffigurazioni, la destra di Dio benedicente, delle rose e delle croci. È forse la tomba più riccamente ornata in pittura che ci sia pervenuta. Dall'altra parte invece si conserva ancora una cripta che potrebbe essere stata, secondo tesi avanzate in passato, ricavata successivamente, ma che lo scavo ha permesso di caratterizzare come contestuale alla chiesa. Dunque si tratta di una cripta quasi sicuramente dell'età longobarda. Un
Un altro importante monastero femminile è quello di Torba, a Castelseprio, un luogo che in origine era un antico castrum che i Longobardi erano riusciti a strappare al controllo dei bizantini e che poi diventerà un centro benedettino, come testimoniano gli affascinanti affreschi a carattere religioso presenti nella torre. Le testimonianze più antiche di questa frequentazione si hanno nella torre, che era una delle torri della cinta urbica, che venne rifunzionalizzata nel corso dell'VIII secolo, creando in particolare due piani, entrambi i quali conservano tracce di una decorazione pittorica, forse nella parte inferiore, nel vano inferiore, legati a sepolture di badesse, e un ciclo più frammentario, ma con un'iscrizione dipinta e altri frammenti, e al di sopra una cappella con il Cristo e gli angeli e una serie di santi e persino la stessa raffigurazione della comunità monastica, un gruppo di monachelle che stanno pregando proprio di fronte all'altare. L'VIII secolo è il secolo che vede l'apogeo, ma anche la fine del regno longobardo. Re Astolfo, nel 751, riesce nell'impresa tanto ambita da Liutprando, la conquista di Ravenna. Una conquista che, tuttavia, avrà ricadute fortemente negative. Il Papa, infatti, spaventato dalla politica espansionistica dei Longobardi, chiederà l'intervento decisivo dei Franchi. Ravenna cade nel 750-51 e tre anni dopo Stefano II va in Francia a fare un accordo con Pipino, il padre di Carlo Magno, il quale scenderà in Italia due volte, cercherà di stabilire di nuovo un accordo con i Longobardi, cosa che non succede, e poi arriverà Carlo Magno che conquisterà anche Pavia. Militarmente, essendo divisi tra di loro e pochi, non possono resistere ad una nazione come quella franca, che era assai estesa. Per fare un confronto, il regno di Teodorico, direttamente o indirettamente, superava il milione di chilometri quadrati. Quello di Carlo Magno ha la stessa dimensione, alla fine, quella dell'impero. I Longobardi, l'ultima fase della conquista, arrivano forse 200-240 mila chilometri quadrati. Quindi poca gente, poco prodotto interno lordo, pochi soldi, e destinati a soccombere. Anche se Carlo Magno si dichiarerà Rex Francorum et Langobardorum, contribuirà, in quanto vincitore, a offuscare il ricordo dei Longobardi. Nei secoli successivi, in pieno Rinascimento, come nell'Ottocento, la storia del dominio longobardo sarà oggetto dei giudizi più diversi e godrà di alterne fortune. Machiavelli ripercorre la situazione all'indietro per capire come mai adesso stiamo in queste condizioni d'Italia. La colpa è stata, dice lui, dei papi che avevano chiamato i Franchi e avevano impedito ai Longobardi di costruire un regno d'Italia unito. Questi Longobardi che, dice con grande intuizione, di straniero avevano solo il nome, perché in realtà non erano stranieri ma erano italiani. Questo, dice Machiavelli, è geniale e naturalmente poi non viene seguito nel periodo successivo. E a partire dall'età della Controriforma, il Cardinal Baronio, che difende l'operato dei papi, allora i Longobardi diventano i cattivi che hanno combattuto la Chiesa, hanno combattuto i papi, e la fama negativa dei Longobardi comincia, diciamo, a strutturarsi. Nell'Ottocento, poi con il Manzoni Risorgimento, c'è questa facile assimilazione dei Longobardi agli austriaci, e quindi di nuovo i Longobardi sono dei nemici, degli occupanti, degli stranieri, e il Papa avrebbe salvato l'Italia. È chiaro, a Manzoni, che scriveva durante il Risorgimento, interessava dire: vedi gli stranieri alti e biondi che parlano tedesco e che vengono a opprimere noi italiani. E di conseguenza nella Delchi ci racconta i Longobardi come potevano essere un po' i soldati austriaci che vedeva nelle vie di Milano. In realtà noi oggi abbiamo abbastanza l'impressione che all'inizio i Longobardi sono i conquistatori barbari, e va bene. Ma dopo due secoli in Italia erano tutti Longobardi. Nel 774 finisce dunque il regno, ma non la storia dei Longobardi, che proseguirà fino a tutto il X secolo con il Ducato di Benevento.
Il Ducato del Sud, che si era sempre distinto per una larga autonomia dal potere regio, riesce a conservare un'indipendenza di fatto che prosegue anche sotto Carlo Magno. Gli interessi dei Franchi gravitano a nord delle Alpi e su Roma, e ciò consentirà a Desiderio, ultimo re dei Longobardi, di imporre come duca Arechi II, lo sposo di sua figlia. Arechi, che si proclamerà principe dei Longobardi, intraprenderà un prestigioso programma edilizio. Rinnoverà Benevento, farà costruire la chiesa di Santa Sofia, tempio nazionale della gens Langobardorum, nonché sacrario della stirpe, e farà di Salerno una seconda capitale. Salerno, che era stata una città tutto sommato secondaria fino a quel momento lì, viene individuata da Arechi come seconda residenza. Questa decisione comporta una rivoluzione totale della struttura della città di Salerno, con la costruzione di un palazzo principesco di cui gli scavi dell'Università di Salerno hanno rintracciato dei resti molto importanti, tra cui l'aula palatina di San Pietro a Corte e altri elementi ancora leggibili nel tessuto storico di Salerno, ma anche qui purtroppo, come per molti altri casi, siamo legati a frammenti di evidenze materiali. Tuttavia ci sono i racconti che noi abbiamo attraverso le fonti scritte che ci ricordano come Arechi sia stato un vero e proprio principe costruttore, quindi interpretando con assoluta consapevolezza l'idea di essere il custode di una regalità longobarda che in quanto tale si era estinta, ma che poteva proseguire nella realtà locale di Benevento. A Benevento noi conosciamo, perché esiste ancora in alzato, la chiesa di Santa Sofia. Ha caratteristiche che la distinguono rispetto alle chiese coeve dell'ultima fase longobarda. Anzitutto è una chiesa a pianta centrale, e a pianta centrale è la Santa Sofia di Costantinopoli, quindi non soltanto il nome ma anche la pianta, seppur ridotta come dimensioni, si ispira a bizantini. La tecnica costruttiva è una tecnica costruttiva a fasce di laterizi che si alternano a pietre, un tipo di costruzione che si trova in coevi edifici bizantini. E poi anche la struttura e le decorazioni rientrano in un ambiente in cui i rapporti, diciamo, con le coevi manifestazioni bizantine sono evidenti. È una chiesa molto particolare dal punto di vista architettonico e planimetrico, ma assolutamente in linea con il gusto che vedeva nella tradizione classica il modello da seguire. Il recupero dei materiali che vengono messi in opera in Santa Sofia, queste monumentali colonne di granito con capitelli di spoglio di epoca romana di altissima qualità, così come il poco che resta degli elementi ancora in piedi del palazzo principesco di Salerno, per esempio le superfici pavimentali a tarsie policrome, sono tutti quanti segni, purtroppo accenni, di cui noi possiamo renderci conto, dell'adesione ad ad un linguaggio espressivo che è quello dell'arte di tradizione antica, ovviamente evolutasi nel tempo. La grande devozione dei sovrani longobardi al cattolicesimo e le relazioni tra papato e ducato di Benevento avevano portato anche nel centro-sud alla fondazione di importanti monasteri. Un caso eccezionale, unico in Europa, è quello di San Vincenzo al Volturno, un monastero del quale è possibile seguire l'evoluzione materiale fra l'VIII e il IX secolo e che illustra attraverso i suoi resti l'apoteosi raggiunta in età carolingia. San Vincenzo al Volturno è un sito che ha una storia incredibile da raccontare e soprattutto incredibile perché è l'unico a raccontarcela molto bene, e cioè ascesa, apogeo e caduta di un grande monastero carolingio. Ascesa nel periodo longobardo e apogeo con l'età carolingia, e caduta nel momento in cui nel IX secolo sul scenario dell'Italia meridionale si verificano prima le guerre civili fra salernitani e beneventani e poi l'inserimento degli arabi.
inserimento degli arabi sia come protagonisti di un progetto proprio di conquista dell'Italia del Sud, sia come mercenari al servizio di forze locali. E proprio a causa di questa presenza che nell'881 avviene una spedizione di, come vengono chiamati dalle fonti, saraceni, che giungono al monastero e lo distruggono, lo saccheggiano. In quel momento i monaci sono costretti a cercare un altro rifugio e cambiano completamente la propria sede, trasferendosi a Capua, mettendosi quindi sotto la protezione dei conti di Capua, che poco dopo diventeranno principi di Capua e Benevento. Con la morte di Arechi II si era aperto un periodo di grande instabilità che aveva portato alla guerra fra Salerno e Benevento e alla frantumazione del Ducato. Capua, dapprima associata a Salerno, era poi riuscita a ritagliarsi un ruolo di primo piano grazie a una dinastia influente che prenderà il comando e che nel Novecento porterà Atenolfo e i suoi discendenti ad essere principi di Benevento e di Capua. Dopo aver abbandonato l'antica Capua, Capua Vetere, i potenti conti longobardi avevano fondato la Capua Nova, la Capua Principesca. Capua è in tutto il X secolo la vera capitale del meridione italiano ed è partecipe dei grandi fatti politici del meridione, ma di tutta Italia, perché è la capitale dove giungono gli imperatori di Sassonia che intendono ristabilire il controllo imperiale sull'Italia. È una città che ha continui contatti con i papi e che i papi al tempo di Giovanni XV ricambiano creando Capua sede arcivescovile. Quindi è una città che ha avuto un grande rilievo politico che è chiaramente testimoniato dall'abbondanza di edifici, soprattutto ecclesiastici, che risalgono al X secolo, cosa più unica che rara in Italia. Innanzitutto dobbiamo ricordare le cosiddette tre chiese a corte, sono San Salvatore a corte, San Michele a corte e San Giovanni a corte. Questo toponimo a corte indica che queste chiese facevano parte di quello che oggi chiameremmo il compound, il recinto dell'area occupata dal palazzo principesco, di cui purtroppo nulla resta di visibile. Queste tre chiese però sono chiaramente il segnacolo di una presenza palazziale in quest'area e sono tre chiese che si sono praticamente conservate quasi intatte fino ai nostri giorni. Quindi abbiamo una fioritura artistica assolutamente rilevante che fa di questa città un vero gioiello della Longobardia minore, ma un vero unicum in Italia, perché testimonia della civiltà dell'anno 1000 di cui scarsamente abbiamo tracce nel resto del territorio nazionale. Il regno longobardo del sud, seppure instabile e frammentato, fu sempre inespugnabile. Arabi, bizantini, franchi e poi i tedeschi di Sassonia cercarono invano di impadronirsene. Furono i normanni a riuscirci, nel giro di una dozzina di anni. Si chiudevano così, per sempre, le vicende dei Longobardi d'Italia, un popolo che, forse inconsapevolmente, ha cambiato la storia.